Assurdo, incredibile. Che casino. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Roba da matti. Permesso? M'hanno seccato. Buonasera. Vicino. Ma lo sa, ho fatto dei chilometri. No, mi tolgo un... Ho fatto dei chilometri a piedi, ma piuttosto lei. Mi tolga un dubbio. Piuttosto lei. A me sembra che... Avanti. Raffaello. Raffaello. Ma lei è Raffaello? Assomiglia a questo. Il signore assomiglia a Raffaello. Ma Paolo. Buonasera. Buonasera. Lei è, scusi. Monsignore? Sono Raffaele. Come Raffaele? Sono appena morto. Anche lei era morto? No. Sì, probabilmente sì, sono stato colpito. Lo sapete cosa è successo? Non capisco, scusate. Io sono nato. Chi siete voi? Che messere? No. Cioè, voi siete dei... Ma io... Cioè, voi mi avete ucciso? No. No, no, a me mi ha detto. Io sono nato il 1947. 47. Lei del 1947. E lei? Io sono del 1896. Io sto capendo tutto. Ma io sono... Lei è Giotto. Io sono Raffaello. Io sono del 1400. Oddio mio. Oddio mio. Come siete messi? È il nostro immaginario futuribile. È il nostro uomo Giva. È l'uomo Giva. È il nostro uomo Giva. Io mi ritrovo qui. Ma lei piuttosto, signori, il suo nome? Sono l'uomo del futuro. Io sono morto. Voi siete morti? Sì, sì. Lei è morto in guerra. Lei è dove? In Russia. Sto collegando tutto. Ci dia, ci aiuti. Ci dia una spiegazione. Allora, lei è morto tantissimi anni fa, perché noi abbiamo studiato Raffaello, era un grandissimo pittore. Dio, ho avuto la fama. Famosissimo. 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 Un maestro. Un maestro. Ho avuto questa fama. Se avessi magari un libro. Raffaello, famosissimo. Futurista. Raffaello. Si è tramandato fino ai vostri tempi. No. Raffaello. Ai nostri tempi era famosissimo. Raffaello come? Un maestro. Sanzio. Sanzio. Io sono avuto questa fama. Ma eri... Incredibile. Cos'è? Ma quando disegnava lei, sapeva che sarebbe che era valido, credeva nelle sue cose. Avevo una scuola, ma io vorrei sapere cosa è successo qua. Cioè, io sono stato colpito. Ecco. Dove sono stato colpito? In una battaglia si è svolta qui. Ma lei come ha fatto? Lei era in ospedale, è morto in ospedale lei. No, io sono morto. Sul campo di battaglia, andava a combattere. Ma penso di essere morto. Io ricordo il momento in cui sono morto. Mi sono ritrovato. Come si? Allora, le spiego. Nel 1968... Cos'è? Mi dica. Nel 1968 le scuole, no? Erano frequentate da giovani, studenti, che studiavano. Scuole. Messer, maestro. Cos'è? Cos'è? Sigaretta. Tabacco. Cos'è cotanta? È tabacco. Cotanta, cicca. Cos'è cotanta, cicca? Insomma, le spiego. La scuola, come si usa, si fa così? Mette in bocca. Mangia? La ponga nella bocca. No, così. Non commestibile, cioè. Le labbra.
Adesso, quando io do fuoco, tiri? Aspiri. Aspiri, succhi. Ma non esisteva il tabacco, ai vostri tempi. Ma questo? È la macchinetta, no? Non c'era da lei. Così, no. No, è incredibile. Sì, non so. Erano ancora quelle a benzina. Strana fatta, no. Benzina. Ma spieghiamoci cosa è successo. Io? E poi? Io le spiego. Nel 68, quindi immagino pochi giorni fa, credo che sia successo, perché non ho altri ricordi. Penso di no, scuole, io ieri ero vivo. Le scuole, ieri ma tutti noi, quadro. Ma lui ma forse. Io non ho capito ancora, scusate. Io sono morto in piazza. Questo è il problema. Cioè siamo collocati in un'era precisa. Dio, è Dio. Dio ci ha portato qua. Dio. Io sono morto il giorno di Pasqua. E Pasqua è domani. Anche io. E anch'io sono morto il giorno di Pasqua. Anche tu? Anche lei. Pasqua del 43. Accendiamo del tu, io. Diamoci di fronte. La Pasqua del 43. No, di fronte a un maestro. Io non so. A un reduce. A un reduce. A un maestro, un reduce. C'è stato un l'uomo del guerra del 45. Spieghiamoci. 1600 che anno 45? La seconda 1900. Una guerra c'è stata. Una guerra. Paolo. E come... È stata una guerra tremenda. Vabbè, morto... Ma dovremmo fare Russia, Russia. Sì, in Russia. Ma... Io sono stato studiato a scuola. A scuola? Lei, però... lei come? Cioè... A scuola? Lei, del... Io sono nato nel... Non nel 47, non esageriamo. Nel 55. Ho fatto il 68. Io sono morto in piazza. Come mai il 68? 68 è successo... un movimento dei giovani studenteschi che si sono ribellati e poi noi ce l'abbiamo, perlomeno io me ne sono sempre approfittato. È stato ferito lei? Io sono stato ucciso. Ma come? Si rende conto di essere stato ucciso? Da chi? In battaglia, in piazza, la polizia. Caricato dalla polizia. L'ho sentita questa. L'uomo Giba? L'ho già sentita, sì. Ma lei è l'uomo Giba? Sì, sono l'uomo Giba. Lasciatevi sfuggire le incredibili offerte che potete trovare nel settore C. Dove è futuro? Stiamo capendo qualcosa allora adesso. Probabilmente siamo, siamo tutti morti. Siamo fantasmi? Siamo fantasmi. Noi siamo fantasmi, siamo fantasmi. Ma dove siamo? Siamo dove? Angeli. Siamo angeli? Questo loco? Questo loco che è? È il nostro... Ma lei è morto? Non lo so, è un dubbio per me. Come un dubbio? Cioè voi siete morti, ma io mi sento bene. Anch'io sono anche bene. Ma anche state bene? Bene. Ma là siamo tutti morti. Probabilmente. E pensare che nei film si credevano per te. Film? Film. Non conosce la conosce a mente. Parlate di cose di... Hanno inventato. Lei, di cose che lei conosco. Cosa, quando disegnava, aveva di fronte a sé qualcuno, no? Per disegnare. Certo. Lo rifaceva. Ecco, andando avanti nel tempo, ci sono sempre rimasti per il disegnavano, però era rimasta un'arte. Facevano... Era un'arte. Una... La pittura la era pittura, un'arte. Capisci? Mentre invece hanno scoperto poi anche dei mezzi per riprendere... che si chiamano fotografie, non so, io faccio una fotografia con una macchina fotografica, con uno strumento che impressionava, sì, a questo. Io potevo fare una fotografia di lei. Una fiamma. Questa è una macchina fotografica. Una fiamma. E hanno inventato anche, invece di fotografie, i film, sono tutto un insieme di piccole pitture, fotografie. Sì, non riesco a... Si immagini tanti quadri. Ma qui, ecco, ma qui abbiamo dei quadri. Strano. I campanili. Strana arte. Questi erano i quadri. Questo è un altro quadro. Strana arte. Mai ci saremmo sognati di dipingere. Ma com'è? Su ecco, cosa? ecco.
Questo qui è mio. È suo? No, no, assomiglia. È una copia del mio quadro. Guardate, signore, questo è il massimo, veramente. Sì, potreste. Futuribile, è lei non conosceva. È il Sant'Antonio del Raffaello. Questo è il suo Sant'Antonio. Sant'Antonino da Padova. Padova. Da Padova, questo l'ho dipinto io. Col bambino Gesù. E come... Futuribile, non so... No... E come fa a essere qua, questo? No, non... No, è questa una copia. È una copia. Lei è talmente rimasto famoso che in tutto il mondo... Da che mondo è mondo? Da che mondo è mondo? Ancora tutto si parla mondo. Di te. Si parla di lei. Sempre. Di te o di lei? In tutto... Il, ai bambini. Si parla di lei, si parla di te. Raffaello Sanzio da Urbino. Conte di Cavour. Da Urbino. Lei è nato a Urbino. Beh, penso. Lei è... Penso. Te, è difficilissimo dare del lei. E via, diventate tu. È immortale, lei è rimasto immortale. Sono un artigiano. È rimasto immortale. Sono un artigiano. Ma un giovane, che allora aveva 20 anni, la intese. Era nato ad Urbino e aveva l'animo e il volto dolce come la sua terra. Pietro, o Perugino? Leonardo, sono contento di rivederti. In lui c'era una gran sete di bello e nel suo animo nemmeno la più piccola traccia di invidia. Sei a Firenze? Sì. Ti ho portato Raffaello da Urbino. Sai, vorrebbe proprio vederla. Beh. È mortale, sei rimasto. Famoso in tutto il mondo, rimarrai più grande. Una grande mente, eh. Pazzesco. La fama. E dire, ma... E insomma, noi siamo qui, ci troviamo, siamo un caso. Come mai? Lei ne sa una più del diavolo. Guarda, il nostro sono arrivato da poco e ancora non capisco. Ma che tessuto è questo? È tessuto... Lana di spugna. Ma lei è un'ogiva? È l'uomo ogiva? L'uomo ogiva. Ma perché è arrivato questa strada? Lei ne sa una perché più del diavolo. Perché io vado più veloce della perché luce. Perché siamo qua? Perché? Siamo qua, lei lo sa, te lo sai. Diamoci del tu. Sì, diamoci del tu, però non lo so. Come no? Non lo so, te lo giuro. Ma quando sei nato? Io sono nato in un'era senza tempo. Sono nato in un'era senza tempo. Ma scusa, si calcola circa 5.000. No. Ma tu hai sentito parlare della guerra? Sì. No, non me lo raffigurato così. Ma per chi è la guerra? Adesso non è il mondo. Cioè io che è successo nel 2000? È stato un festo. Nel 2000 è successo. Siete stranissimi, siamo vestiti... Nel 1987 è successo, male. Nel 2000. Nel 2000? 2000 è stata ritorni. Un'evoluzione tremenda. Nel 2000? Sì. Infatti ma lei è stato un flash per me. Di chi anno è? Ma come mai siamo qua? Sono la macchina fotografica. Ma lei è un immaginario futuribile? Sì. È il nostro immaginario futuribile, lei. Sono un grande futuribile. Sono il più grande futuribile della terra. Mi dia la... Dammi. Bisogna spiegarci come mai siamo qui. È strano, ma parlatemi un po', cosa è successo nel futuro? Artisticamente parlando. Artisticamente parlando? Stai bene. Ci sono state tante scuole di tanti generi. Ora ti spiego. L'arte che facevate voi. È una stampella. Giotto, conosciuto. Sono stato ferito, probabilmente. Cioè, Michelangelo. Non è un arma d'attacco. Ecco, sono rimaste a livello... Per deambulare. Deambulare. Ormai, capito, è stata una... Ma la prima scuola. Dopo di me. Dopo di te, sì, che è successo? Senti, mi trovo un po' impreparato perché... Grazie. Però ti assicuro che te sei stato famosissimo. Famosissimo. Fa piacere. Dopo di te, poi sono venute tante altre persone, tanti altri nomi. Però è stata sempre una cosa molto differente. Leonardo lo conosco. Leonardo era un vecchio frocio, no? Sì, è vero. Pare, vero? Certo, non è vero. La Gioconda, tu l'hai mai vista da quando? Certo, io conosco. Mona Lisa. Ma come fa a conoscerla? Come fa a conoscerla voi la Gioconda? Il quadro è rimasto famoso, è il quadro più famoso È famosa la Gioconda? Famosissima. Era una... Era un ragazzo. Anormale. Vedi? Era uno scemo del villaggio. Sì, questo è il massimo.
ho sentito, ho letto qualche a distanza di anni, quanto? Non si sa. Di quanto è passato? Una cifra. Quasi un millennio. Sì. Ecco, hanno saputo vedere dal quadro, hanno saputo predire, no? Hanno detto che molto probabilmente questa Mona Lisa era un ragazzo e pare che avesse addirittura una collana al momento in cui la dipingeva e poi è stata lucipata. Ugolino africano. Ugolino l'africano chiamava, per i suoi strani costumi, sì. Ma non capisco come abbia potuto essere così famoso. Ma lei piuttosto, cos'è che è morto di una malattia venerea? Si fidi di AIDS. Si fidi di AIDS? Cos'è AIDS? AIDS cos'è? AIDS? Quando te eri in guerra non esisteva. Cos'è? Per la malattia è... Scusa, ti chiami? Paolo, io sono Michele. L'AIDS è quando io ero. Io non l'ho conosciuto l'AIDS. No, io non l'ho conosciuto l'AIDS. Io non so se parlare l'AIDS. Ma c'era anche all'epoca tua. Magari non si conosceva, non so, ma che era una malattia venerea? Era una malattia venerea, molto... No, ma io prima, io ne incontro, mentre stavo venendo qua, no, mentre stavo arrivando qua, ho incontrato uno. Sì. Mentre stavo venendo qua, ho incontrato uno. C'è che anche lui era vestito strano, era vestito strano. Aveva un aggeggio sulla spalla. Aveva un aggeggio sulla spalla. Non voglio voltare le spalle. Aveva un aggeggio sulla spalla. No, scusi. State tranquilli. Ed era vestito all'avanguardia al massimo. E questo ragazzo, un ragazzo, aveva una telecamera, qualche cosa sulla spalla. Telecamera per fare i film, fotografie. E che cosa... E praticamente mi ha detto delle cose molto strane lui. Ma no, lei sa qualcosa più di noi. Io presumo che noi siamo morti e siamo tutti stati inviati qua. Forse da quel chi? Ragazzo sa qualcosa. Quel ragazzo sa... Anche, secondo me anche quel ragazzo lì era un fantasma. Può essere. Perché io non potevo parlarci, se no. Fantasma. E anche lui stava venendo qua. Un animo leggiato, un... Sì, come che... l'essenza del corpo. Un'essenza. Materializzato. La sostanza. Sì, ciccia, c'è ciccia. La sostanza. Substanza. Era ciccia? Ciccio. Sicura? Non era un uomo bionico. Visto che adesso dobbiamo stare un po' qui per un po' di tempo, io prendo la stanza. Sì, sì. Se avete... Giù c'è un po' vicino, ho visto giù c'è. Qualche cosa. Sì. Una cucina. Possiamo... Io se volessi dipingere qualcosa... Cosa spaghetto, eh? Un bello spaghetto. Non conosci spaghetti? Spaghetto. Non conosco. Fusilibile che mangiavano gli spaghetti. Spaghetti. Mi inserirete molte cose. Fusilibile. Spaghetti sono veramente validi. Io vado in allora, casa, dai, se ho visto abbastanza accogliente. Io mezzo qui, se permettete. Sì. Buona vespero. Buona vespero. Senta. A dopo. Ci vediamo per l'ora di cena? C'è una stanza sì, ma tanto, da siamo condividere via. Però. Futuribile, io vengo con lei, lei mi deve dire. Ci vediamo su un'ora sì, di cena. Sì. Che gesto è quello? Questo era il gesto che si facevano in piazza, ma sai, io ero molto stupido. Così. Io facevo per tendenza più che altro. La tendenza era così, il P38, la pistola, no? Lei era di tendenza. Lei era di tendenza, era questa. Ma chi era tendenza? Io ero di tendenza. Via, poi vabbè, via. Ci vediamo allora di cena. Via. Vabbè, via. Buona. Ciao ragazzi. Buono. Oh, da piacere. Ci vediamo, tanto siamo qua. Siamo qui, siamo di rimpettai. Ciao. Futuribile, io la figlio sotto, sì, come sotto braccio. Venga, mi deve dire tante cose. Sì, senta, ma io sono stato famoso o no? Ma lei è veterano qua. I'm
pensare. E questo è pure il 1300, Overback. E pensare che c'è anche Marco. Dov'è Marco? No, fate per bene. Come? Oh, dai. Con la forchetta. Ogiva. L'insalata. Io buono, c'è il costello. Uomo ogiva. L'insalata. Guarda il colore, Michele. Se nella pasta non sarebbe buono. Ogiva. Nella pasta. Guarda il colore di Pinovi. Io dico nulla, però. Marrone merda. Squisito, raga. Come lo stomaco. Dove? Dove sei? Uè, maestro. C'è scritto sale. Uè, maestro. Uè, maestro. Uè, maestro. Sale che c'è messo. Ora Reduce, te non fai una sega. E che devo fare? Ora Reduce! Non so che fare. Sale quanto basta. Oh, sale. Il giusto. Quanto basta. Donne. La cenetta è pronta? Donne. Servite caldo. E i vostri mariti... Sarebbe un bello di Giulia. Ci tirerà l'uccello. Ciao care. Ciao. E i vostri mariti ci tirerà l'uccello. Scusate cari colleghi. Cari colleghi. Ragazzi, io direi di fare un brindisi. Oh, rivalevamo l'olio. Un frimpisi.